La leucemia si può combattere attraverso armi sempre più raffinate in grado di fornire maggiori possibilità di successo. I progressi della ricerca scientifica hanno portato a concreti risultati. Ci confronteremo con i professionisti in materia successivamente alla sigla. A tutti voi benvenuti a questa nuova puntata di Focus, di approfondimento giornalistico. Sono lieta di presentarvi gli ospiti di tale appuntamento. In mia compagnia, in vostra compagnia, il direttore scientifico IRST Giovanni Martinelli, benvenuto. Benvenuti a voi. Il biologo del settore immunoematologia del laboratorio di bioscienze IRST Andrea Ghelli Luserna di Rorà. Salve. Inoltre in nostra compagnia l'oncoematologa presso l'IRST, Delia Cangini. Buongiorno. Benvenuta. Dottoressa, che cos'è la leucemia? Spieghiamolo ai nostri telespettatori. Allora, la leucemia acuta è una malattia della cellula staminale emopoietica. Che cos'è la cellula staminale emopoietica? Ve la spiego in parole povere. Fate finta che il midollo osseo sia come una fabbrica in cui ci sono degli operai, che sono appunto le cellule staminali, che producono i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, tutte le cellule del sangue. Come fanno questi operai, queste cellule staminali, a produrre i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine? Si differenziano, cioè la cellula staminale prende le caratteristiche o dei globuli rossi o dei globuli bianchi o delle piastrine. Nella leucemia acuta la cellula staminale perde questa capacità differenziativa e diventa una cellula malata, una cellula blastica, la quale va a riempire la fabbrica, a riempire il midollo osseo, a occupare il midollo osseo e a togliere il posto ai normali operai, quelli che lavorano, che continuano a produrre i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, i quali non ci riescono più. In più questi operai, oltre a riempire il midollo, molte volte entrano in circolo, vanno nel sangue periferico e da qui viene il nome di leucemia, che dal greco significa sangue bianco. Direttore Martinelli, questa malattia da cosa prende origini? Quali le cause? È una causa sicuramente genetica, avviene in queste cellule staminali di cui parlavo un attimino fa, avviene uno sbaglio, un piccolo sbaglio nel momento replicativo, il DNA si rompe, si frammenta, si rompe spesso in un punto molto specifico e questo crea questo danno di blocco maturativo e incapacità di differenziare a cellula funzionale. È chiaro che tutta questa alterazione genetica è un'alterazione che deve essere identificata perché può avvenire nei tanti punti del nostro DNA, che sono tantissimi, miliardi di paia di basi, e quindi ogni forma è in qualche modo diversa una dall'altra. Ogni anno in Italia si stimano circa 3.000 nuovi casi di leucemia acuta, malattia ritenuta molto aggressiva. Dottoressa Cangini, a che età può insorgere? Allora, i casi di leucemia acuta in Italia sono circa 7 su 100.000 abitanti all'anno. Diciamo che di questi 7, dal registro tumori della Romagna, più o meno siamo in linea, c'è un 7-7-7-9 tra uomini e donne su ogni 100.000 abitanti all'anno. E è una malattia che si sviluppa, la leucemia acuta mieloide, prevalentemente nell'uomo e nell'uomo adulto, anziano. Diciamo che l'età mediana è attorno ai 65 anni, l'età in cui insorge più frequentemente. Sono più rari i casi nei pazienti giovani, dai 65 anni in su abbiamo circa la metà delle leucemie acute mieloidi. Se voi vedete il grafico che vi proiettiamo nella slide, diciamo che c'è anche un picco in età giovanile che va dai 2 ai 30 anni in cui si sviluppa una malattia, una leucemia acuta che è diversa dalla leucemia acuta mieloide ed è invece la leucemia acuta linfoide. C'è una leucemia acuta in cui la capacità differenziativa che spiegavo prima della cellula staminale si blocca quando la cellula staminale ha già preso, diciamo così, un po' di differenziazione in ambito linfoide. La leucemia acuta linfoblastica è la famosa leucemia acuta pediatrica dei bambini,
e crea una sorta di aumento dell'incidenza di tutte le leucemie acute proprio nella fascia dai 2 ai 30 anni. Poi cala l'incidenza della leucemia acuta linfoblastica e prende spazio la leucemia acuta mieloide, che invece cresce man mano che l'età cresce. Direttore Martinelli, addentriamoci all'interno dell'aspetto terapeutico. Qual è la terapia standard adottata ad oggi per combattere la leucemia e che rappresenta il caposaldo circa l'approccio terapeutico? Sì, la leucemia mieloide acuta, ma anche quella linfoide acuta che avete sentito dell'adolescente e del giovane adulto, si cura con la chemioterapia, la polichemioterapia. Cioè l'utilizzo di 3-4 farmaci in maniera contemporanea e sincronizzati per cercare di impedire alla cellula tumorale di trarre vantaggio dall'ambiente midollare in cui è cresciuta. Quindi la chemioterapia è lo standard di cura, soprattutto sulle persone fino a 65 anni, ed è il primo approccio. Se le cose vanno bene, molte volte va bene, circa il 60-65% dei malati risponde meravigliosamente bene alla chemioterapia. Poi ci può essere una fase di consolidamento, cioè consolidare la guarigione ottenuta con un'ulteriore fase chemioterapica e infine con il trapianto allogenico di midollo. In alcuni casi, come la promielocitica, che è una forma particolare, quella che una volta si chiamava la leucemia fulminante e che adesso è quella che curiamo il 99,9%, il trapianto di midollo non è necessario e la chemioterapia è stata sostituita da invece dei farmaci mirati e innovativi. Nel 90% dei pazienti, quindi, il primo approccio è quello chemioterapico. Poi ci siamo in qualche modo adoperati per capire meglio cosa succede e a questo certo. punto abbiamo inventato quelle che sono chiamate le terapie target o mirate, ma di questo ne parliamo. Leucemia acuta e anziani, dottoressa Cangini, qual è la situazione della ricerca nel nostro territorio? Allora, la leucemia acuta mieloide, come ho detto prima, interviene soprattutto dai 65 anni in su, quindi la fetta dei pazienti anziani è una fetta molto molto grossa. Circa la metà delle leucemie acute mieloidi intervengono dai 65 anni in su. Allora, qual è il problema dell'anziano? Il problema dell'anziano è legato sia alle caratteristiche del paziente stesso, nel senso che il paziente anziano è un paziente comunque più fragile di un paziente giovane, perché spesso ha delle comorbilità, prende altri farmaci, può avere la pressione alta, può essere cardiopatico, può avere tutta una serie di problemi per cui la chemioterapia standard fa fatica, è difficile poterla utilizzare, insomma. Perché? Perché la chemioterapia in realtà è una terapia, un veleno nei confronti della cellula che va ad uccidere la cellula blastica, la cellula staminale blastica, ma va anche a determinare una sorta di tossicità sulle cellule sane. Il giovane sopporta in maniera abbastanza adeguata questa tossicità, l'anziano fa molta più fatica per le comorbilità. In più, come spiegava prima il professore, la leucemia acuta interviene, viene fuori perché ci sono delle mutazioni del DNA. La senescenza stessa della cellula, l'invecchiamento della cellula, porta ad un accumulo di queste mutazioni che fa in modo che il paziente anziano sia più mutato, quindi più resistente alla chemioterapia standard, per cui la chemioterapia standard difficilmente si riesce ad utilizzare nel paziente anziano per le caratteristiche del paziente e perché risponde di meno. Proprio nell'anziano quindi diventa sempre più importante andare a caratterizzare le mutazioni presenti nella cellula leucemica per poter utilizzare delle terapie più intelligenti di una chemioterapia standard, con meno tossicità e più mirate proprio nella cellula stessa. Un esempio di questa è la terapia epigenetica, che io vi spiego in questo modo, perché io faccio due dei lavori più belli al mondo, la mamma e la dottoressa. Allora, ve lo spiego un po' da mamma. Prego. Voi fate finta di avere la cellula staminale che è come un bambino. Io quando cresco mio figlio lo devo educare. È sempre mio figlio, ma se lo educo male diventa un bambino cattivo, se lo educo bene diventa un bambino buono. La terapia epigenetica fa un po' la stessa cosa, un po' una mamma, nel senso che va ad agire sulla cellula blastica, sulla cellula, e nel DNA della cellula decide di accendere o spegnere alcune caratteristiche, alcuni geni della cellula, e fa in modo che vengano espressi i geni buoni e non i geni cattivi, quindi la cellula malata diventa una cellula buona, una cellula che riesce
a differenziarsi e a produrre appunto i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. Poi, oltre alla terapia epigenetica, ci sono anche le terapie target, cioè le terapie mirate sulla mutazione che va ad essere quella più importante nella cellula leucemica. Un esempio di questo è, come vedete nell'immagine che vi proiettiamo, la terapia che va ad agire contro il BCL2. Cos'è il BCL2? Non è altro che, vedete in quello che vi proiettiamo, una specie di fagiolino. Quel fagiolino non è altro che il mitocondrio, cioè la centrale elettrica della cellula. A livello del mitocondrio va ad agire questa proteina, questo BCL2, che va un po' a bloccare l'entrata e uscita di molecole dalla membrana del mitocondrio e fa in modo che non escano alcune molecole che vanno poi ad attivare tutta una cascata di enzimi che si chiamano caspasi, che porta alla morte programmata della cellula. Quindi BCL2 blocca la morte programmata della cellula, la cellula non va in apoptosi, non muore quando deve morire e si accumula, c'è questo accumulo di cellule malate. Altre mutazioni possono essere per esempio la mutazione dell'IDH2, che è un enzima mitocondriale che va a metabolizzare alcune sostanze a livello del mitocondrio, ne accumula altre e determina un danno perché va proprio a poi esprimere o non esprimere la cellula alcuni geni piuttosto che altri, ma poi vi spiegherà bene il nostro biologo. E negli anni più recenti abbiamo assistito, grazie ai progressi della ricerca di laboratorio e clinica, ad una importante evoluzione della terapia. Dottor Gell, in particolare si parla di analisi genetiche di DNA, cosa è cambiato? Allora, esattamente come hanno spiegato precedentemente, si stiamo andando verso una terapia target, quindi vi è la necessità di andare sempre più a caratterizzare i pazienti per poter individuare quelle che sono le mutazioni che caratterizzano appunto il paziente stesso, che possono avere un impatto sia dal punto di vista prognostico che terapeutico. Attualmente abbiamo a disposizione diverse tecnologie atte a analizzare il DNA dei singoli pazienti, quindi siamo in grado di individuare quali mutazioni sono presenti in geni target. Possiamo utilizzare un approccio che viene detto a pannello genetico, quindi andiamo contemporaneamente in un'unica seduta di analisi a valutare la mutazione di diversi geni, poiché si sta sempre più capendo come le mutazioni non vadano analizzate e quantificate come una singola unità, ma come un complesso. Diverse mutazioni infatti cooperano insieme e sono responsabili di quello che è il fenotipo della leucemia e quindi anche come il paziente risponderà a determinate terapie. Per quanto riguarda le mutazioni e quindi la target therapy, come potete vedere dalla slide, sono presenti diversi marcatori che possiamo andare a quantificare. Il primo tra questi è, come avevo detto, l'IDH1 e l'IDH2, che sono l'isocitrato di idrogenasi. Un enzima coinvolto nella conversione dell'isocitrato in alfa-chetoglutarato e che, se mutato, va a formare quello che viene chiamato un oncometabolita, quindi un prodotto enzimatico diverso da quello standard e che va in qualche modo a alterare le funzionalità della cellula, quindi la rende meno sensibile ai trattamenti e in grado di proliferare e di sopravvivere in maniera indipendente. Un altro esempio sono quelle che sono le mutazioni a carico di un recettore che si chiama FLT3, che sì, è un recettore tirosinochinasico presente sulla superficie delle cellule ematopoietiche, che normalmente riconosce la presenza di un ligando extracellulare. L'interazione tra il ligando e questo recettore attiva una cascata all'interno della cellula e ne promuove la proliferazione. È stato dimostrato come mutazioni a carico di questo recettore siano presenti nel 30% dei pazienti affetti da leucemia acuta mieloide e che tale mutazione porta a un'attivazione costitutiva di tale recettore anche in assenza del suo ligando e quindi a una proliferazione incontrollata.
È quindi importante andare a stabilire fin dall'inizio la presenza di mutazioni e questo appunto può essere effettuato effettuando un'analisi del DNA. Direttore Martinelli, si può parlare quindi ad oggi di un progressivo miglioramento delle terapie e dunque di conseguenza della prognosi dei vostri pazienti? Assolutamente sì. È cambiato completamente l'approccio alla leucemia che da malattia nefasta in qualche modo associata a una prognosi negativa. Ora, la leucemia forse fra i tumori, è sempre un tumore, è uno di quei tumori che possono essere affrontati con molto più speranza e molto più ottimismo. È ottimismo che è riposto prevalentemente sul fatto che riusciamo a identificare, come in un orologio che si è rotto, un precisissimo orologio, il granellino di sabbia dove è finito e che ha interrotto. Non diamo più le botte cercando di far ripartire l'orologio, ma apriamo con l'orologio, guardiamo finemente dentro, il test genetico che può essere eseguito in tanti punti, ma soprattutto presso l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico della Romagna, dove abbiamo una diagnostica molecolare molto sviluppata, permette di identificare il punto nevralgico e in qualche modo ripararlo. Faccio un esempio. Prego. Quando si rompe dentro in casa, non so, la lavatrice, oppure si rompe il forno microonde, oppure si rompe il phon, e in qualche modo noi possiamo andare a cercare di tirare giù la corrente, che è la chemioterapia, cercando di fermare tutto il sistema elettrico della casa, oppure possiamo andare a vedere che cosa si è rotto proprio nella lavatrice e magari cambiare quel piccolo fusibile che la fa ripartire. Inoltre ci si augura possa emergere dallo studio condotto a livello europeo SINTHERAPY la scoperta di importanti caratteristiche relative alla leucemia acuta, utili ad una migliore comprensione della malattia e alla conseguente personalizzazione della cura. Dottor Ghelli, di cosa si tratta? Allora, abbiamo recentemente ottenuto un finanziamento europeo per poter svolgere uno studio molto all'avanguardia per quanto riguarda l'identificazione di quelli che sono i meccanismi di letalità sintetica. La letalità sintetica è un approccio molto innovativo e forse la forma più elevata di terapia target. E si cerca proprio di andare a colpire quelle che sono le debolezze della cellula leucemica ed esclusivamente della cellula leucemica. Vi faccio un esempio. Noi possiamo avere che una funzione fondamentale per la sopravvivenza di una cellula sia svolta da due geni in parallelo, il gene A e il gene B. Le nostre cellule si sono evolute per avere un piano B, un piano di scorta, e quindi nel caso in cui si abbia una mutazione o una non funzione del gene AB, abbiamo il gene A che è in grado di sopperire alla mancanza del suo gemello e quindi si ha la sopravvivenza cellulare. Se quindi noi in una cellula sana andiamo a effettuare un trattamento con un farmaco antigene B, come abbiamo già detto, è presente il suo gemello gene A e la cellula sopravvive. Se invece abbiamo una cellula tumorale in cui è presente una mutazione e quindi il gene A di per sé non funziona, se noi andiamo a spengere con un farmaco il gene B, la cellula non ha più armi e quindi, scusate, e quindi muore. E con questo progetto europeo noi proprio andremo a cercare quelle che sono le mutazioni a carico del genoma delle cellule leucemiche e andremo a cercare una combinazione di farmaci in grado di spengere completamente quelle che sono le funzioni fondamentali della cellula tumorale e averne quindi un beneficio. È la forma di espressione più alta di target therapy perché andiamo a utilizzare un farmaco che in teoria non è tossico per le cellule sane che non presentano quella particolare mutazione. E un altro aspetto molto interessante è che con l'approccio di letalità sintetica possiamo andare a colpire quelle cellule che hanno una mutazione in cui si ha la perdita di una funzione. Faccio un esempio, nel caso del FLT3 di cui abbiamo parlato prima, La mutazione a carico di questo recettore ne comporta una iperattivazione, quindi funziona troppo. In questo caso noi possiamo utilizzare un inibitore tale recettore per spengerne la funzione. Ma nel caso in cui noi abbiamo una cellula tumorale in cui una mutazione fa perdere una funzione, non possiamo reintrodurla. E quindi l'unica alternativa è di colpire un pathway, pathway ausiliario, in modo da portarne alla morte.
Al di là della terapia, dottoressa Cangini, quali bisogni di cui necessita un paziente ematologico? Allora, il paziente ematologico, il paziente con leucemia acuta ovviamente necessita di tutta una serie di terapie di supporto legato al fatto che la malattia stessa determina una riduzione delle cellule periferiche del sangue, dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine. Quindi i globuli rossi, se sono pochi, determinano anemia, con astenia, stanchezza, difficoltà di concentrazione, rischi cardiovascolari nell'anziano e necessità di trasfusioni, quindi può necessitare di trasfusioni per questo motivo. La riduzione delle piastrine aumenta il rischio emorragico, quindi sotto certi livelli è necessario trasfondere le piastrine. La riduzione dei globuli bianchi determina un aumentato rischio infettivo. Il paziente si può ammalare più facilmente e necessita di una sorta di isolamento. Sorta di isolamento che ovviamente è tanto più pronunciato quanto più pesante e meno mirata è la terapia. Nel giovane che fa una chemioterapia ad alte dosi, noi andiamo ad uccidere la cellula malata ma anche le cellule sane. Quindi la riduzione dei globuli bianchi è particolarmente stressata. Quando si fa una chemioterapia ad alte dosi, che per l'amor di Dio nel giovane funziona benissimo, perché dà ottimi risultati nella maggior parte dei casi, poi però il paziente deve rimanere isolato in ospedale, in stanze sterili, in cui devono entrare poche persone per poco tempo. C'è una sorta di isolamento sociale, che adesso con i nuovi, diciamo così, le nuove tecnologie, i social, è un pochino più ridotto, ma porta grossi disagi anche psicologici nei pazienti. La terapia target bypassa un po' questo problema perché cerca di avere, di mirare la cellula malata e di dare meno tossicità sulle altre cellule. Spesso sono farmaci anche orali, compresse, che il paziente può prendere a casa sua. Quindi più riusciamo a fare, a trovare la mutazione su cui andare ad agire e il punto su cui andare ad agire nella cellula, in modo da colpire solo la cellula leucemica, meno creiamo questo tipo di disagio, questo tipo di problema nei pazienti, nonché anche dal punto di vista, diciamo così, di spesa sanitaria. Ovviamente se il paziente rimane a casa sua è più contento e il sistema sanitario spende meno soldi perché lo tiene ricoverato meno tempo, insomma. Qual è la vostra missione, dottoressa? La vostra sfida? La nostra sfida è appunto questa, cioè cercare di trovare caratterizzare al meglio, nella maniera più precisa, ogni leucemia, perché ogni leucemia ha una mutazione specifica, una mutazione driver su cui poter andare ad interagire, in modo da poter dare una terapia più personalizzata possibile al paziente, riuscire a curarlo al meglio, con i migliori risultati, con i minor disagi, cioè, in modo che possano esserci meno problemi collaterali, insomma. Siamo quasi giunti al termine di tale interessante puntata. Vorrei salutare i telespettatori con un messaggio personale da parte dei nostri ospiti da rivolgere proprio a coloro che ci stanno seguendo da casa. Direttore Martinelli. Ma il messaggio fondamentale è che la leucemia non è più una malattia incurabile. È una malattia che può essere aggredita e quindi deve essere affrontata con grande speranza, perché le cure, soprattutto la capacità di trovare la cura individualizzata, la cura personale, personalizzata, direi quasi in qualche modo sartoriale, che alcuni istituti riescono a fornire ai nostri malati, è il modo migliore per poter promettere ai nostri malati sicuramente una guarigione, ma soprattutto una cura adeguata e possibilmente anche vicino al proprio domicilio, vicino al proprio interesse, vicino ai propri cari. Quindi io credo che i nostri malati devono avere fiducia, perché stiamo entrando in un'era meravigliosa. Speriamo che questa era ci dia la possibilità di guarire tutti, ancora non lo è chiaramente, però questo è il futuro. Dottor Galli? Ma il mio messaggio è che da un punto di vista della ricerca stiamo facendo passi da gigante, stiamo correndo molto, abbiamo a disposizione tecnologie sempre più innovative, sempre più precise, e siamo quindi in grado attualmente di veramente caratterizzare e capire cosa è che sta accadendo all'interno di un paziente, il che ci permette anche di andare a individuare sempre maggiori bersagli, potenziali bersagli terapeutici da andare a testare, ecco, dal punto di vista della ricerca. Dottoressa Cangini. Il mio messaggio è che noi ci crediamo molto in quello che facciamo, e quindi il mio messaggio è un messaggio di speranza nei confronti di tutti i pazienti,
perché fondamentalmente senza la speranza è impossibile raggiungere l'insperato, diceva Eraclito, è così, bisogna, noi ce la mettiamo tutta, i pazienti ce la devono mettere tutta, devono combattere la loro battaglia perché tocca a loro combatterla con la speranza, noi saremo al loro fianco e... Grazie, io credo fortemente nel vostro lavoro, grazie per aver partecipato a tale puntata, grazie per il vostro importante intervento, grazie a tutti voi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete. Alla prossima puntata, arrivederci.